E a tutti ragazzi, ci sono tutti. Oggi siamo nuovissimo vero. Oggi siamo qui sempre a casa di Alessio, perché io non ho una casa, vivo sotto i ponti. Oggi siamo qui con Alessio che non c'è, eccolo qua. Sì. Io sto imparando, mi sto imparando a stirare, perché quando mio figlio, il nostro figlio crescerà, gli devo stirare le maglie, no? Quale figlio? Abbiamo un bambino. Si chiama Paolo. Oggi ragazzi vorremmo fare un esperimento, cioè vedere com'è accudire un bambino. Siccome io e Alessio siamo fantastici, il nostro bambino sarà ancora più bello di noi. Adesso è un problema, ve lo vado a prendere. Io non ho bambolotti in casa. No, ma che dici? Guarda che c'è bisogno di un bambolotto. Quindi prendiamo. Siamo due scimmie. Quindi guardate adesso chi è il nostro figlio. Fra 3 secondi apparirà una scimmia qua. 3, 2, 1, boom. Lui è il nostro figlio. Si chiama Paolo. Paolo. Allora, semplicemente vivremo una tipica. Paolo, non cadere. Una tipica vita di genitori. Già. Certo, io adesso non siamo i genitori adatti. Una cosa per iniziare questo video, che l'ho detto tipo Paolo vieni 33 volte. Paolo. Io adesso non ti amo. Insieme. Basta. Non ce lo chiedere più. Non stiamo insieme. Siamo migliori amici da tipo 2 anni. Io sto stirando la maglia, che tra poco gli Stevie Show. Dobbiamo andare al centro commerciale Euroma 2. Non mi ha mai chiamato Stevie Show. Che emozione. Euroma 2, ti voglio dire, venga, anche se questo video uscirà fra un anno, noi ci saremo già andati. Perché? Che devo comprarmi questa cover. Questo è il telefono di Stevie Snow, però me la compro bianca perché non è bello. Io devo stirare la maglia. Paolo è un po' grande, però. Entra. Ma guardate a Paolo cosa faccio, eh. Paolo ha freddo, quindi facciamo così. No. Ah, questo. Sai, Paolo fermo, eh. Ecco, Paolino, devo stirare. Paolo, sei felice di stare qui? No. Ok, grazie. Raga, facciamo una cosa. Adesso scrivete solo chi direi di Roma. La prima opzione che vi esce è la sua via. Però una volta ci sono andato, ma ero con suo padre, quindi ero tranquillo. Sono andato al suo compleanno, però vabbè, diciamo, prima siamo andati in Romania, poi ci ha accompagnato suo papà a casa. Quindi scialla, sta in macchina, c'è suo padre, sta una fracca. Arriva, andiamo al ristorante, mi viene a prendere papà. Io e papà giriamo con la macchina. Io, ma se... Non l'ho fatto apposta per far ridere il video. Mi sono fatto male davvero. Ho visto. Ma si è visto che ho messo la mano? No, non lo so, io stavo così. Oddio, qua, senti la punta, porco. Spero si vede. Prego, stop e rivediamola. Ok. Scusate. Avevo interrotto perché adesso si era bruciato il dito. Allora, mi è venuto a prendere papà. Giriamo l'angolo e troviamo due tipi che accoltellano uno. E questo è il motivo per il quale Alessio non viene più a casa mia. Quindi adesso commentate tutti con no, hashtag casa show. Perché nessuno viene mai a casa mia. Ma non perché casa mia è troppo fantastica per farla vedere agli altri. Per il semplice fatto che tutti hanno paura della mia zona. Alessio. Questo va bene, ecco qua. Allora, Alessio, facciamo a turni. Okay. Prima accudisci un pochino tu Paolo, poi lo accudisco un pochino io. Ma l'ho accudito già, non mi vado a accudire. Via, via al volo Paolo, pronto? No, 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 pialo. No. Via Paolo, pialo. Oh. No, va bene, no. Accudisco io. Allora riprendi tu. Tieni. No. Tieni. Dammi Paolo. Tieni. Dammi Paolo. Ah, vuoi Paolo? Okay. Allora, che cosa fa un padre con il proprio figlio? Di certo non sa torciglia intorno al carro, Alessio. Devo stirare. Non c'è stacca. Paolo, ma sei felice di stacca, Alessio? Non manco per niente. Paolo. La sua testa dice proprio di... Paolo, tranquillo, eh. Io non Paolo. So sti... No, ho passato tutto dalla sua spalla. Madonna. Sai che ride? Yeah. Ma come fa a rimanere aperto? È Paolo, è una scimmia. Ma come fa? Ma guardalo, ma con quale mano si tiene? Non lo so, Paolo. Ah, Paolo, allora adesso tu stai qua che papà toglie il filo. Papà vai da mamma. Paolo va da mamma. Oh, è arrivato Paolo. Oh, finalmente è stato da me, poverino. Allora, che cosa faccio fare a Paolo, Alessio? Allora, Paolo gli fai fa... Vabbè, la mamma, cioè il latte, vai. Ecco fatto. Paolo sta prendendo il latte a testa in giù, quindi probabilmente adesso morirà. No, vabbè, povero Paolo, ha deciso che oggi non ha fame. No, Paolo, non ha sete. Ma no, il latte... Ma tu c'hai... Paolo ha sete. Ma tu c'hai biscotti integrati nelle tette? Io non ho mai capito, lo sai. Facciamo il video così. Ragazzi, Paolo ha detto che ha sete. Facciamo bere a Paolo. Ecco Paolo. Ah!
Che facciamo, Paolo? Alessio, a sede? Allora, a sede? A sede. Ah, si fa così, guarda. Vai. Si apre l'acqua. Sei pronta? Il bicchiere. No! Bevi, no! Ok. Paolo ha bevuto. Paolo, ha bisogno di un asciugamano. Ok, tieni. Ok. Vai. Di solito si asciugherebbe un bambino normale così, ma io lo asciugo così. Ale, tu sì che c'è proprio una carriera da padre, ho fatto lo di. Ah, ma poi famo così. Apri il Paolo. No. Ale, ti sei sentito. No, poverino. Ma sei asciugato? No. No. Ma hai distrutto la bella Paolo. È sempre felice, non smette mai di ridere. Ciuccia anche il dito. Poverino, non può fare altro. Alessio, cosa vuoi fare con Paolo? Io direi di portarlo al bagno. Ok, che deve fare al bagno Paolo? Che cosa fa un Paolo al bagno? Paolo, vabbè, potrebbe fare la pipì. Vai, fallo andare al bagno con quella rosa, vai. Vai Alessio. Fai pipì Paolo. È la cosa più ridicola che abbiamo mai fatto nella nostra vita. No, ha fatto pipì Paolo, Ora fallo specchiare un po'. Ora. Ora si deve profumare Paolo, glielo fai i capelli. Eccolo qua. Voglio fargli la frangia. Oh, perfetto. Pum. Uguale al padre, guarda. Aspetta, la vacca. Paolo, ma... Cazzo, signora. Oh, scusi. No, gli devo fare i capelli, Non posso fare i capelli. Oh, Paolo, ma che fai? Dai. Chiudi gli occhi, Paolo. Dai. È perfetto. Guarda, è proprio un signorino. Ecco qua. Tada! Adesso gli devo mettere le scarpe. Le scarpe c'ha pure Paolo? Certo. Ah no, perché io lo vedo un po' nudo. No, le scarpe no. Ah, ma ce l'hai vestito? No, gli vestiti no. Però no, non siamo abbastanza ricchi per permetterci. Paolo ha le scarpe. Ma che davvero? Sì, sono le mie scarpe di quando avevo un anno, però adesso vanno a mio figlio. Vai. Che non sono molto consapevole. Perché si mette a testa in giusto? Paolo, ma perché ti metti a testa in giù? Metti il Paolo, dai, Paolo. Metti il Paolo. Perché c'ha le dita così malformate? Paolo? È proprio uguale a te. Guarda. No. È tutto malformato. Oh. Ah, vedi, io sta proprio a pennello. Una è andata. L'altra, questa è mia mamma, sicuro, che aveva fatto i nodi enormi. Vabbè, raga, facciamo una cosa. Tra 3 secondi Paolo avrà le scarpe. 1, 2, 3. Olè! Oh! Adesso però gli devo legare. Ah, penso io li leva. Ho detto, ma fatto, gli hai messo 40.000 per mettere. Potevi farlo prima, no? Che prima se no non entravano, sveglia di donna. Paolo deve essere come er padre, quindi là ci si devono nascondere. Paolo, non stai a testa in giù, dai, su con la vita. Paolo, sii felice, lo so che è un po' difficile. La vita da scimmia, però capisci che con due genitori così, questo potevi avere. Ehi, guarda come mi guarda. Si può prendere vita, ma che c***o fai? Adesso comincia a respirare, a muoversi. Ho avuto da certe sberle, lei, che secondo me te dico. Ok, raga, le scarpe di Paolo sono finite. Vai, ma Paolo cammina. Vai, Paolo cammina. Cammina con me. Vai, dai. Tirami te le scarpe. Tu, dai, tu, muovi. Ok, vai. Paolino. Vai. Adesso vai. Vedi? Paolo cammina. Cammina un po'. E muovi, c***o. Voi dovete sapere che io e Alessio siamo un po' duri con i nostri figli, quindi ogni tanto gli abbiamo accazzottati a calci, ma per poi hai capito come siamo. Cioè, raga, è normale. Vai. Salvami tu, ti prego. Sta a parlare. Ah, ok. Ah, ragazza sua. Ah, davvero? Mm-mm. Paolo è impegnato, ciao. No. Io devo andare a mettere col Paolo. Ale, fai vedere un pochino come facciamo quando Paolo lo disubbidisce. Quando Paolo disubbidisce, facciamo così, raga. Vai. Si torna al bagno. Quando Paolo disubbidisce, facciamo così. Siete pronti? Pronti? Vai. No. 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 Eccolo. Guarda. Però adesso mi fa pena, quindi Paolino viene qui. No, beh, adesso non ha fatto niente. No, adesso era una prova, Paolo? Non hai fatto nulla. Scusa, posso fare un pochino il ruolo della madre, giusto che l'ho partorito io? Ma mannaggia. Allora, che facciamo fare a Paolo? Per me Paolo adesso vuole stare sereno, tranquillo seduto sul divano. Dai, qua c'è un'aria spenta. Andiamo Paolo. Ok. Guardare Sivi come tiene in mano suo figlio. Dove lo metto? Di Paolo. Beh, io lo metterei seduto qua. Oh, ciao bro. Ti hai fatto una bella chiacchierata. Vabbè, non è capace a tenere il telefono, Sivi. Ah, però Paolo è cieco perché si fa troppe pugnette. Infatti, come possiamo vedere dalle mani. Esatto. E quindi, raga, Paolo c'ha gli occhiali, più il tele. È proprio un divo nostro figlio. Ecco fatto.
Ah, mo si tiene pure il telefono. Oh. Ah. Più scalibrato di me. E niente, raga, questo è il nostro figlio. Il suo telefonino. E Paolo. Questo è Paolo. Oh, si è mosso. Oh, Paolo. Paolo, allora respiri. Chiama. Ah, non riesce a mettere il codice, Paolo. Vedete, comunque lui è umano. Non riesce a avere il touch perché le sue mani sono brutte. Quindi questi occhiali mi sono Paolo. Ma che c***o vuoi? Paolo adesso ha sonno, io lascerei dormire. Filo, Paolo dorme. Questo, ragazzi, è la nostra vita da genitori. Spero che in qualche modo compra iPhone X. Vi sia piaciuto. Compra la mia mano. Chi è cattivo? Paolo. Perché è cattivo? Perché è Paolo. Perché è Paolo. Perché è Paolo. Hashtag Paolo perché nei commenti. Paolo. Hashtag Paolo nei commenti. Hashtag Paolo. Paolo. Paolo è la nuova mascotte Paolo. Del canale. Hashtag Paolo. Paolo. Paolo hashtag. Hashtag Paolo. Detto questo, vi direi che il video per oggi è finito. Mi raccomando, seguiteci tutti quanti i nostri social network. Paolo adesso non ne ha uno, però se lo volete, hashtag Paolo sotto nei commenti. Seguiteci tutti i nostri social network, link sotto in descrizione. E noi ci vediamo in un prossimo video! Oh, ciao! Paolo. Sai quanti video inutili? Sì. Questo è uno di quelli.